Nel bellissimo scenario dell'Ivano Fronti di Santa Marinella, la squadra di Salipante ospitava l'Ottavia di Pino Porcelli, prima in classifica e con la difesa ancora imbattuta nel competitivo girone A di promozione. Per i tirrenici, out Belardinelli con Cedeno, fiancheggiato da Melara e Tabarini. Porcelli concede un turno di riposo a Cesaro e affida il peso del reparto offensivo a Scerrati. Dopo un inizio bloccato, i padroni di casa si portano avanti con il perfetto cross di Melara che imbecca Tabarini sul secondo palo. Il numero 10 riceve e fa 1-0. Nell'occasione, Rambaldo scivola favorendo il gol dell'ex Cimini. L'Ottavia risponde con il passaggio leggermente lungo per Fondi, su cui il giovanissimo Serra, che sostituisce l'infortunato San Filippo, risponde presente in uscita. Pederi alla mezz'ora commette un'ingenuità e atterra Troccoli in area sulla battuta veloce da calcio d'angolo. L'arbitro non ha alcun dubbio nella valutazione del contatto e segnala il rigore. Cervini, glaciale, angola bene la conclusione e batte Serra, che pure era sulla traiettoria. Galvanizzata dal gol, l'Ottavia suona la carica con Fondi, tra i più attivi nei primi 45 minuti. Sul finale di tempo, Calamita si inventa una grande giocata sulla destra e poi trova la combinazione perfetta con il tacco di Scerrati che libera la conclusione strozzata di Fondi. Il numero 7 continua ad essere un fattore sulla fascia destra e guadagna un altro calcio di rigore nei minuti finali della prima frazione di gioco. Cervini sceglie lo stesso angolo e trova il 2-1 con un rigore fotocopia rispetto al primo. Termina così un primo tempo vissuto all'insegna dell'equilibrio, con l'Ottavia brava a reagire e a chiudere in vantaggio i primi 45 minuti. Inizia il secondo tempo sullo stesso andazzo del primo, con l'Ottavia arrembante e pericolosa con il colpo di testa di Petricca. Il giovane portiere del Santa Marinella continua la buona partita del primo tempo e ipnotizza Fondi con un'altra importante opportunità per l'Ottavia. Alla metà della ripresa, Laureti si inventa il jolly con un tiro cross che coglie impreparato il portiere avversario per il 3-1 dei Capitolini. Questa volta il portiere dei Tirrenici viene beffato dalla strana traiettoria del pallone. Fondi, oggi versione Assist Man, apparecchia per il poker di Scerrati. Non c'è Cesaro, ma non si sente la differenza, perché l'Ottavia funziona alla perfezione e dilaga sull'onda dell'entusiasmo. I ragazzi di Pino Porcelli continuano a spingere e anche con i nuovi entrati trovano il 5-1 con Casella, che valuta meglio il rimbalzo rispetto a De Angelis e segna ancora una volta. Nel finale, scatto d'orgoglio degli uomini di Salipante, con il rigore conquistato sull'errore in uscita dell'Ottavia. Dagli 11 metri, il neo entrato Belardinelli è glaciale e timbra il 2-5. Termina così la partita, i ragazzi di Porcelli si confermano in cima alla classifica. Dopo il pareggio iniziale con l'Aranova, trovano la quarta vittoria consecutiva in campionato. Si interrompe invece la striscia positiva del Santa Marinella dopo tre vittorie.